siamo con Chiara Geloni, direttore di UDEM. Come commenta l'affluenza? L'affluenza è alta, un po' più alta dell'ultima volta che si è votato per le primarie, questo è l'anno 2009, che però erano soltanto primarie del PD. E io credo che chiuderemo con un risultato superiore ai 3 milioni e che forse sfioreremo i 4 stasera, quindi vuol dire che la gente del centro-sinistra, come già del resto avevamo capito nei giorni scorsi, ha apprezzato questa decisione di fare le primarie, è venuta a votare, ha partecipato, è bello che tutto si sia svolto in ordine, senza contestazioni, senza difficoltà organizzative, i volontari che hanno organizzato i seggi e la partecipazione sono stati meravigliosi, incredibili. Credo che nessuno in Italia oggi sappia fare niente del genere. Credo che tutta questa mobilitazione, questa passione abbia contribuito a sanare quella ferita tra politica e cittadini che si era creata in questi ultimi mesi. So per esempio che molti hanno lasciato ben più dei 2 euro che venivano chiesti al momento dell'iscrizione. Pensare che in questi mesi parlare di soldi ai partiti era una cosa che faceva venire crisi isterica a chiunque sentisse. E invece quando non si parla genericamente di partiti, ma si chiede agli italiani di giudicare una proposta politica, di partecipare, di dire la loro, di guardarsi negli occhi, io e il mio partito, io e i dirigenti del mio partito, con coraggio, con verità, e i frutti arrivano e arriveranno. Grazie.